www.monitoropoli.it, oggi voglio soffermarmi con voi sulla notizia del giorno dell'apertura del testamento di Silvio Berlusconi, che per quanto riguarda è un testamento olografo scritto in maniera chiara e asciutta manualmente da Silvio Berlusconi, ma volevo soffermarmi sull'aspetto del legato, questo termine che troviamo nel testamento. Il legato ha lasciato dei legati per quanto riguarda un legato al fratello Paolo per 100 milioni, 100 milioni di legato per la Marta Fascina e 30 milioni per Marcello Dell'Utri. Quindi il legato, che differenza c'è? Coloro che succedono al defunto possono essere eredi o legatari. L'erede è colui che subentra nel patrimonio del decuis o in una quota di esso. Il legatario, come in questo caso, è colui che consegue singoli beni, ad esempio una casa o delle somme, come in questo caso. Poi vi riporto qui l'articolo del notaio Busani sull'eredità e il legato per approfondire anche l'aspetto dei debiti che possono divenire da un'eredità. Una buona lettura. Legato, erede. Alla prossima.